Di amici ne ho tanti, ne avevo tanti, e quando hanno fatto sempre del bene, e lei avrà veduto nella loggia massonica P2, che non mi hanno mai imputato di avere preso per dire, una bustarella per fare un favore o qualcosa di simile. Ho fatto sempre del bene, quando, come diceva il regolamento della massoneria. Dopo aver scelto per anni la via del silenzio, Licio Gelli accetta di farsi intervistare. L'appuntamento è a Villa Wanda, su una collina di Arezzo, dove ancora oggi salgono politici e uomini d'affari. Licio Gelli ha 89 anni, scrive poemi, cura il suo archivio. Per quasi 40 anni l'ex maestro venerabile della loggia segreta massonica P2 è stato il grande burattinaio d'Italia. Il suo nome figura in quasi 50 dei processi più importanti della storia italiana. Lui è l'uomo che ha tessuto le trame più oscure e golpiste. Io provengo da un partito unico, dal Partito Nazionale Fascista, di cui eventualmente non l'ho mai rinunciato, l'ho anche dichiarato sui giornali che sono nato sotto, nell'epoca che nacque il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. Lei è anche monarchico, no? E come no? Sono monarchico perché con Sua Maestà il Re, io sono stato 16 anni vicino a lui a Cascais, e se fosse tornata e fosse stata la possibilità di farla tornare, ovviamente io sarei stato da quella parte. Era il 17 marzo 1981 quando l'Italia si accorse di Licio Gelli. Una perquisizione nella sua villa d'Arezzo, ordinata dal giudice Gherardo Colombo, portò infatti alla scoperta della loggia massonica P2. Centinaia di politici, militari, giornalisti e imprenditori italiani risultavano iscritti da tempo in questa loggia P2. Una struttura segreta che mirava a rovesciare la democrazia e a prendere il potere in Italia. Noi avevamo la possibilità di poter bloccare tutto, avevamo anche 6 ministri dentro, e poi tutti i vertici, cominciando dal capo di Stato Maggiore Torrisi e poi i capi dei servizi segreti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza, avevamo tutti i vertici che contavano nella nomenclatura italiana, erano tutti dei nostri. Dietro alla P2 c'era un piano di rinascita dell'Italia, un progetto scritto da Gelli a metà degli anni 70. Un piano per conquistare il paese con ogni mezzo, infiltrando uomini della loggia nella politica, nell'industria, tra i militari. La scoperta dell'elenco segreto degli iscritti, alcuni dei quali ancora oggi attivi politicamente, portò ad uno scandalo nazionale e fece fallire i piani eversivi di Gelli e della loggia P2. Oggi è un'Italia simile all'Italia che pensò la P2? Ah no, nel modo più assoluto. Se c'è una dissolutezza notevole oggi, non c'è più. Vede, per poter governare ci dovrebbero essere due elementi, meritocrazia e gerarchia. In questo momento sarebbe più importante la gerarchia che della meritocrazia, ma non abbiamo né l'uno né l'altro. Non abbiamo politici validi che sanno prendere le decisioni. Parlando di Berlusconi, ha detto: Berlusconi ha copiato il programma della No, P2. io non gliel'ho detto, lo dice lei. Lo dico io. Perfetto. Comunque, io l'ho letta questa cosa in cui dice che appunto Berlusconi avrebbe, diciamo, copiato in un certo modo il piano dell'Italia della P2. Può aver preso degli spunti, d'altra parte, perché era un piano di pace, era un piano rigido, ma un piano di pace. Tant'è vero, io prevedevo di sistemare anche i GLEB in tutta l'Italia. Soltanto questa mi pare che abbia preso Marcello Dell'Utri, perché il fondatore è Marcello Dell'Utri, l'idea è stata di Berlusconi e ha avuto anche una bella idea. Poi sono sopraggiunte un'infinità di fatti che penso io che abbia perduto un po' di lustro nel governare il popolo. Ecco, ma Berlusconi questo piano dove l'ha letto? Io l'ho scritto nel 75, poi nell'82 successe, nell'81 venne lo scandalo, nello scandalo così vergognoso da parte dello Stato italiano. Non, e di conseguenza poi lo pubblicarono, non c'era niente di male, perché era un piano per poter migliorare il potere senza colpo ferire.
La storia però risulta diversa, perché la P2 si lega a omicidi e tentati golpe, agli attentati della stazione di Bologna e al treno Italicus, nonché ai casi dei banchieri Sindona e Calvi, quest'ultimo trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Blackfriars. Io ero amico di Calvi, molto amico. È stato suicidato. È stato suicidato. Scoppiato lo scandalo, Gelli fugge in Svizzera. Nel settembre 82 viene arrestato mentre in una banca di Ginevra tenta di prelevare 180 miliardi di lire italiane di allora. Finisce detenuto nel carcere di Chambellone, ma evade nel settembre 83. Come dimostrò l'inchiesta, Gelli aveva dei complici che lo aiutarono a fuggire. Quando mi accolse il direttore, mi disse il direttore del carcere, accompagnandomi in una cameretta vicino all'infermeria, dice: guardi, dice, da questo carcere, che è considerato il più forte mentalmente d'Europa, può anche lei evadere. Tenga presente che l'evasione non è reato. E io l'ho preso in parola. E quel giorno che cosa ha fatto? Ha trovato una porta aperta? Si è infilato tutte le porte aperte ha trovato. E poi c'erano le... dal piano di sotto per scendere, uno c'erano le inferriate alle finestre fatte in un modo, credo l'hanno cambiate, perché erano mentalmente messe così e si arrivava a terra. Di sopra io sono sceso attraverso gli scalini della finestra. Poi ho trovato un furgoncino e quindi mi sono messo dentro sperando che venisse l'autista. Non credo che l'avrebbero perquisito, e le dirò francamente che quando mi si è congelato il sangue, quando lui fece per mettere in moto, sentivo che il motore non andava. Lei può immaginare mentalmente quali minuti siano stati per me, coperto con delle coperte, perché avevo trovato queste, era arrivato un'infinità di polizia che mi stavano cercando. Quindi mi diceva, allora lui, affacciandosi al finestrino, disse ai suoi colleghi: cioè, mi date una spinta che non va il coso. E quindi alcuni vari poliziotti ci spinsero e abbiamo passato il cancello principale. Ecco, ma fuori dal cancello principale cosa c'era? Niente, no, ma se, a lui lo stavano aprendo, non c'era niente, quindi io l'ho sentito perché c'era un dorso sopra. Quando è passato sopra io l'ho sentito e poi mi ha detto: siamo nella strada. E quindi poi abbiamo preso una strada, non so che strada sia, questo non glielo so dire. Senta, ma c'era anche la storia dell'elicottero, se ben ricordo. C'era un elicottero anche. Ma non era lì, era lontano. C'è un elicottero che l'ha presa e l'ha portata dove? A Monte Carlo, no? Mi pare a Monte Carlo. Ma anche quello casualmente? Quasi. Anche a Monte Carlo casualmente trovai una macchina eventualmente lì pronta, che sono sceso, mi ha preso questa macchina e mi ha portato in un villaggio non so dove. Dopo la fuga si rifugia in Sud America. Nell'ottobre dell'88 si costituisce in Svizzera, da dove viene estradato, ma solo per reati finanziari, in Italia. E in Italia, tra il 94 e il 95, verrà condannato a 10 anni per depistaggio nella strage di Bologna e a 12 anni per la bancarotta del Banco Ambrosiano. Ma alla fine Gelli, in tutta la sua vita, sarà stato detenuto solo in un carcere svizzero. In Italia, infatti, godrà degli arresti domiciliari a Villa Vanda. Senta, dopo tante vicende io sarei in galera, lei invece è apertamente libero e immune. Certo. Ecco, per quale ragione? È perché la mia coscienza è tranquilla e pulita. Io, siccome di tutto quello che loro mi hanno addebitato, non c'è una cosa che io abbia fatto. Dico una cosa che io abbia fatto. Soltanto questa evasione. Io ero innocente, completamente innocente. Se la P2 avesse continuato la sua attività, sarebbe l'Italia una repubblica presidenziale? Certo, la repubblica presidenziale è necessaria, perché c'è un responsabile da ultimo, almeno uno, che sappia dire sì o no. Questo va bene o questo non va bene. Non si può dire come rispondano oggi, non mi interessa, perché non è di mia competenza, è del Senato, è della Camera, ma non è vero nulla, è competenza tua. Se lei vede, la Chiesa è da 2000 anni che vive, perché c'è un capo solo, c'è un papa solo.
Lei non è mai stato pentito di qualcosa, della sua vita, delle sue scelte? Assolutamente no. Rifarebbe tutto? Se ritornassi indietro, non sposterei una virgola, rifarei tutto. Senta, con che frase le vorrebbe essere ricordato nei libri di storia? Che sono stato un uomo.